Ciao! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti, buonasera. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, anzi, benvenuti in questa nuova diretta. Vediamo se ci sentono, se ci vedono, se è tutto a posto. Secondo me ci siamo. Allora, ci siete? Possiamo iniziare? Intanto possiamo dire cosa facciamo questa sera? Vai, Allora, cosa facciamo oggi? oggi facciamo questa bellissima torta angelica, che è una torta molto scenografica, no? Sembra quasi una ghirlanda e è perfetta anche per i giorni delle feste. Io l'ho pensata con un ripieno di noci e gocce di cioccolato, che sa proprio di Natale. È facile da preparare e quindi dice la. E quindi la Oh, facciamo attenzione, insieme. è un po' impappinata Benedetta oggi, Sono è un emozionata, po'. cioè il cuore tu, non so se lo sentite, porto il microfono, se potrebbe pure Ok, vale, ma sentire. siccome stanno arrivando adesso, rifacci vedere sta torta, va, Allora così facciamo cominciamo. insieme la torta angelica. Guardate Ok, scusami, mi sono quanto è distratto. bella. Si vede? Ok. La torta angelica. La torta angelica, che ho pensato è anche un'idea molto carina per i giorni delle feste. Allora, questo video è in collaborazione con Pane Angeli, quindi per la preparazione della torta angelica utilizzerò i loro prodotti. Allora, stanno arrivando le persone, ci sono? Sì, un attimo solo. Ok. Allora, Questa la possiamo togliere? possiamo far sparire, la facciamo La facciamo vedere alla alla fine, fine. dai. Vai, allora, torta angelica, dacci gli ingredienti. Allora, per fare la torta angelica ci serviranno 550 g di farina, metà 00, metà Manitoba, una bustina di lievito di birra Mastrofornaio Pane Angeli, 150 g di zucchero, una bustina di vanillina, un uovo, 90 g di olio di semi di girasole e 200 ml di latte. Si vede che Poi, sta leggendo, si vede? Vabbè, eh? ho un pogliettino attaccato. Allora, poi per la farcitura ci servono 30 g di burro fuso, 30 g di zucchero, 125 g di gocce di cioccolato, 80 g di noci e un po' di zucchero a velo per mettere sopra, insomma, quando abbiamo sfornato la nostra torta angelica. Ok? Zucchero a velo per decorare. Per decorare alla fine. E zucchero a velo per decorare alla fine. Ok. Partiamo proprio col procedimento, ci sono le persone? Allora, sì, sono arrivati, siamo quasi 2000, quindi direi che Possiamo iniziare? possiamo iniziare, Quindi, anche perché abbiamo diverse fasi. Questa c'ha bisogno della prima lievitazione, seconda seconda lievitazione, lievitazione. ma abbiamo tutto quanto pronto in modo che andiamo veloci, ok? Perfetto, vai. Allora, Allora, torta angelica, come si fa? torta angelica, la prima cosa che dobbiamo fare è aggiungere il lievito di birra Mastrofornaio alla nostra farina, 550 g di farina. Lo aggiungiamo e mescoliamo bene. Tu leggimi intanto. Sì, adesso man mano, intanto salutiamo tutti. Ciao! Cara, perché sei emozionata? Neanche se fosse la prima diretta, non lo so, veramente si. Io mi emoziono sempre durante le dirette, invece dovete avere un po' di pazienza. Rosa, perché io quando è in diretta, comunque è in diretta, può succedere di tutto. Speriamo di. Allora, Oh, scusa, ho toccato, aspetta, ho spostato un attimo la telecamera. Ok, va vai, vai, bene? sì, vai. Allora, abbiamo aggiunto il lievito alla farina. Poi prendiamo una ciotola. Ok, e all'interno mettiamo 250 ml di latte tiepido. Tiepido o temperatura ambiente? Basta Sì. temperatura ambiente. Allora, io vi consiglio di non utilizzarlo freddo di frigo perché impiega un pochettino di più a lievitare. Ma nemmeno bollente però. Ma nemmeno bollente perché altrimenti disattiviamo il lievito di birra che sappiamo essere un alimento vivo. Quindi, insomma, deve essere tiepidino, toccate, insomma. Temperatura ambiente va bene. Sì, va bene. Poi aggiungiamo lo zucchero, 150 grammi. Si vede che sono un po' impacciata.
C'è una Lina dice: Benedetta, mio figlio è allergico alle noci. Possiamo fare la torta angelica senza frutta secca? Sicuramente sì, allora questa è una mia variante che vi do stasera, però senza le noci, anche solo con le gocce di cioccolato, viene buonissima. Poi aggiungiamo un uovo. Una bustina di vanillina. L'olio di semi di girasole, questi sono 90 grammi. Ed iniziamo ad impastare, o con la forchetta, o con le mani, o se volete con la planetaria. Io parto con la forchetta e poi dopo... Ok, intanto volevo salutare Francesca e tutti i miei fan che mi stanno salutando. Vogliamo salutare, grazie, buonasera a tutti. Intanto saluto anch'io quelli che stanno arrivando, quelli che stanno guardando la diretta. Allora ragazzi, intanto vi dico che praticamente gli ingredienti li trovate sotto in descrizione e quindi niente, se volete sono sotto, però poi fra poco, perché arriva dopo, perché arriva adesso, glieli rimettiamo, glieli facciamo vedere. Poi comunque, per chi non può guardare la diretta, la lasciamo online, quindi la possono recuperare, certo, in un secondo momento. La potete vedere quando volete e poi faremo anche una versione corta per chi... Allora, ed iniziamo ad aggiungere la farina un po' alla volta. Ok. Giovanna dice che vorrà sperimentarla anche con una farina senza glutine per impasti lievitati. Esatto, Giovanna, quindi quando... Tante signore mi hanno scritto che fanno le mie ricette con gli impasti... Con il mix per lievitati senza glutine e vengono benissimo. Quindi, insomma, senza poi cambiare le quantità di farina, quindi... Ok, bene, si può sostituire il cioccolato, immagino, dice le gocce di cioccolato. Allora, si può sostituire, io vi ho detto, le faccio gocce di cioccolato e noci, però potete anche farla con l'uvetta e le noci, potete anche mettere la marmellata all'interno, con dei canditi, pure molto buono. Canditi, sì, sì, sì. Uvetta, canditi, magari ci mettete la scorzetta d'arancia candita in mezzo. Ma anche i pane angeli fanno dei ceti, canditi, queste cose qua. Ma anche la macedonia, insomma. Ah, sì. È che a me l'abbinamento gocce di cioccolato e noci mi piace un sacco, e quindi... Vogliamo vedere anche Marco, lo so ragazzi, voglio vedere anche il fisico. Meglio di no, aspetta un attimo che dopo mi faccio vedere un attimo, tiro la pancia. Devi proprio trattenere per bene il respiro però quando ti ritiri la pancia. Leggi qualcosa mentre io impasto. Ah, ecco, questo, quando ci sono domande interessanti, domande... Allora, io l'ho fatta con un mix di farina, come di solito faccio nei lievitati, metà farina 00 e metà farina Manitoba. Okay. Però potete anche cambiare le farine, quindi che ne so, utilizzare una farina 0, una farina integrale meschiata magari con una farina di tipo 0, potete fare tutta Manitoba se preferite, la volete particolarmente soffice. Insomma, sulle farine un pochettino potete variare. Mi sentite? Perché qualcuno dice non mi sente. Marco si sente pochissimo, se no... Ok. Aspetta, aggiusto il mio audio, Vedi, sì, il mio audio è scarso. Adesso mi sento? No, perché interessa molto quello che dico, allora... Sì. Che ridete, è vero. Poi sulla torta angelica sicuramente c'è tantissime cose da dire. Ok, ragazzi, adesso mi sentite, spero. Benedetta, si può usare anche il burro al posto dell'olio? Questa è una domanda classica. Allora, si può tranquillamente utilizzare il burro al posto dell'olio. Io ho utilizzato 90 grammi di olio di semi. Potete mettere 110 grammi di burro, più o meno, sì. Burro sciolto. Burro sciolto. Oppure anche un po' ammorbidito lo mettete alla fine. Alla fine, insomma, dopo aver immesso tutto il resto degli ingredienti e la farina. Ok. Siete a casa o allo studio? Ecco, questa è una bella domanda. Guarda, Secondo voi, facciamo un sondaggio. Facciamo una cosa, per adesso facciamo un sondaggio. Vediamo se indovinate dove siamo, se siamo a casa o nel nostro nuovo studio. Sondaggio. Alla fine vi facciamo vedere, vi riveliamo la verità. Chi nota i dettagli già se ne sarà accorto dove siamo. Però magari qualcuno non lo sa questa cosa. Vabbè, questo dopo un giorno facciamo una diretta, comunque un video un tour. In cui spieghiamo questa cosa qua, dai.
Farina solo 00 si può fare? Si può fare, solo si può fare anche solo farina 00, sì, sì, sì. Allora. Manuela dice, mi potete già dare quella pronta? Manuela, se vieni qua te la diamo. Basta che dopo te la diamo. Allora, quando l'impasto diventa bello consistente, okay, continuiamo a lavorarlo con le mani. Ok, ora mi sentono, quindi è importante il fatto che mi sentono. Il latte in grammi 1 ml, questa è una cosa che ci litighiamo sempre. Allora, questa è una cosa che ci litighiamo sempre io e Marco, perché... Spiega perché dici le misure in grammi, io voglio... Perché spesso le caraffine graduate non dicono il vero, o meglio, c'è scritto 250 ml, ok? Però... Non sono precise, dici tu. Io tante volte ho fatto la prova con l'acqua, no? Perché grammi di acqua e ml di acqua sono la stessa cosa, quindi 100 ml e 100 grammi sono la stessa cosa. Ho misurato l'acqua e non riporta con quello che è scritto sulle caraffine. E quindi per sicurezza, siccome solitamente tutti hanno a casa un bilancino graduato da cucina, preferisco dare la quantità in grammi, esclusivamente per una questione tecnica, anche se so che è sbagliato, cioè i liquidi si misurano in ml. Però cioè il latte, i liquidi vanno dati in ml, dopo ci saranno pure le caraffe. Sì, vabbè, però siccome spesso la differenza... Adesso che stai facendo? Allora adesso continuiamo ad impastare sul piano. Quindi l'ho infarinato per bene. E continuo ad impastare. Mi sono preparato una ciotolina con un po' di farina aggiuntiva, perché spesso le uova non sono mai uguali e quindi ne può servire un pizzichetto di più, un pizzichetto di meno. L'intento è sempre quello di metterne il meno possibile, in modo che l'impasto lievitato viene bello morbido. Siete nello studio perché Benedetta quando ha fatto la storia era nello studio. È vero, vedi? Misuro in grammi anch'io, ok, quindi io ci avrò torto. Io... Non è Marco, tu già hai, cioè è giusto misurare in ml perché i liquidi si misurano in ml, però come ti ho detto io ho 3 caraffine graduate, una di plastica, una di vetro e un'altra, E tutte e tre, praticamente se misuri in ml, pesi l'acqua, tutte e tre già hanno una... Non sono precise, dici. Non sono precise, quindi spesso quei 10-20 ml di liquido in più o in meno fanno la differenza. Invece i grammi, se fai la tara, col cosa... Okay, aspettatevi prossimamente che Benetta produrrà un misurino per l'acqua preciso. No, però la bilancia ce l'ho. Fatto in casa da Benetta. Però la bilancia l'ho fatta. La bilancia... L'abbiamo fatta di mai la bilancia? Io su qualche storia l'ho fatta vedere. È bella la bilancia di Benetta. Vabbè, dopo parliamo. Con più manitoba viene più soffice? Allora, lievita più velocemente e l'alveolatura viene un pochettino più, diciamo, c'è una maglia glutinica un pochettino più, viene un po' più leggera, diciamo così, più che soffice. Ok, una ragazza chiede se può impastare nella planetaria. Allora, se avete la planetaria e siete più comodi ad impastare con la planetaria, utilizzatela tranquillamente per questa ricetta. Io sapete che sono un po' così all'antica, la planetaria non ce l'ho e mi piace impastare a mano, anche perché... È una di quelle cose che trovo estremamente rilassanti. Comunque credo che gli ml, i grammi del latte più o meno so come l'acqua. Sì, perché allora il latte proprio pesa all'incirca come l'acqua, perché c'è una percentuale di 3% di grasso in più, ma è acqua fondamentalmente il latte. Infatti una ragazza lo chiede, Dolcemina dice, perché non fai la caraffa con le misure esatte? Ho già acquistato molti di dopo, vedi? Benetta è un disastro proprio, ci prova. Non ci so pensato, non ci ho pensato. Questa è proprio la legge del marketing, prima crea le esigenze e poi fa il prodotto, no? Non ci avevo pensato, se non ci fossi tu, Allora, lavoriamo. Qualcuno sente l'eco, quindi significa che forse perché siamo nello studio abbiamo un po' l'audio, dobbiamo mettere a posto perché è uno spazio l'acustica, grande. L'acustica, perché è praticamente è come fosse uno spazio grande, un capannone. Allora, guarda, vi faccio vedere una cosa che vi può aiutare quando impastate. Prendete l'impasto e lavoratelo un po' con questa parte delle mani, col palmo, questa parte qui, e fate così, e lo girate su se stesso. È un modo per dare forza un po' all'impasto. Te lo facciamo vedere bene, eccolo qua, guarda. Così si vede? Sì, sì. Menatelo, insomma, sfogatevi, se ci avete due nervetti, questa è la ricetta che fa per voi.
Faccio la torta angelica perché? Perché c'ho un diavolo per capelli, come si dice. E quindi, insomma, più impastate, più avete voglia di impastare, più l'angelica vi verrà soffice. Ragazzi, e li lieviterà meglio. Chi vuole impastare con la planetaria, naturalmente sì, me lo chiedono in tanti. È che io ho il marito un po' che mi fa arrabbiare spesso, e allora, insomma, è anche un modo per... Sfoga solo sugli impasti. Beh dai, sfogo i miei nervetti in un modo costruttivo. Ok. Ok, qualcuno ce l'ha già la tua bilancia, eh? È carina. E poi un doppio utensile, vabbè. Emanuela ci lascia, ci saluta e poi se la guarda con calma. Ciao. Ciao Emanuela. Ragazzi, tranquilli, perché tanto lasceremo la diretta online e poi faremo anche una versione ridotta, 6-7 minuti. In cui trovate tutti i passaggi e tutta la ricetta spiegata per bene. Ok. Oh, Diana ha dato un consiglio. Per misurare il latte uso il biberone di mio figlio. Deve ecco, quello secondo me è preciso. Brava, vedi? Se ci avete il biberone di figli, biberone sono diventati dei grandi. Quanto viene in totale il biberone? Non so quando, 300, secondo me. Una poppata. Ok. Allora, l'impasto è pronto. Vedete com'è bello elastico? Adesso prendiamo una ciotola. Lo mettiamo all'interno. Facciamo una croce sopra. Un'incisione a croce. Che ci serve un po' per controllare la lievitazione, no? Perché questa croce si deve aprire. E poi? Poi copriamo con la pellicola. Ce l'hai? Me la passi mica? Arriva la pellicola. No, intanto ti faccio un paio di domande. Ok. Allora, se qualcuno vuole usare il lievito madre? Allora, all'incirca dai 120 ai 140 grammi di lievito madre per questa quantità di farina. Rinfrescato, quindi insomma un lievito abbastanza vitale. Quindi, se per usare il lievito madre sono? 120-140 grammi all'incirca di lievito madre rinfrescato. Ok. Ah, forse dava fastidio il mio telefono. Scusate. Fatto casino, ho messo telefono vicino. Sei sempre una frana. Dava fastidio? Tutto ha dato fastidio? Ok, no, stavo chiedendo a qualcuno se si sentiva. Allora, copriamo con la pellicola. Ok. E facciamo lievitare al caldo fino al raddoppio del volume. Serviranno circa 2 ore. Io di solito cosa faccio? La metto nel forno con la lucina accesa e l'impasto, in questo ambiente un pochettino controllato, lievita... veloce, ma abbastanza velocemente. Ok, fai silenzio che facciamo del time lapse della realizzazione, siamo proprio degli artisti noi. Guardate come lievita. Visto? Aspetta, mi lavo. Vabbè, questo è il mastro fornaio Paneangeli che non sbaglia un colpo, no? Dillo, fa pubblicità. Sì, no? Sì, è vero, no. In collaborazione con Paneangeli. Vi posso dire, è una certezza. Sui lievitati è veramente una certezza, perché... è sicuro, cioè lievita sempre, cosa che spesso quando, insomma, se poi dico lievito fresco, siccome è un alimento vivo, viene conservato, viene trasportato, sta in frigorifero, si prende, si fa la spesa, si lascia la busta magari in macchina come faccio io di solito, scale. Faccio tutte le commissioni, e insomma c'è sempre il rischio che poi dopo non lieviti a perfezione. Invece guardate qua che bella pagnotta. Questo per il lievito Master Fornaio. Ok. Vabbè, ma guarda, avevamo capito che era in collaborazione con Paneangeli, però non pensavo che te casavi così tanto. Visto sei proprio entusiasta tu del lievito Master Fornaio. Tantissimo. Allora, adesso, cosa facciamo? Questo bellissimo impasto, questa bellissima pagnotta lievitata, la dobbiamo stendere. Quindi prendiamo un foglio di carta forno, un bel pezzo di carta forno, questo è circa 50 cm, mezzo metro. E lo stendiamo direttamente qui sopra, quindi... infariniamo per bene. E rovesciamo l'impasto direttamente sopra.
Senti che trucchetto che ha questa ragazza. Io metto la cuffia per la doccia sopra per farli Va evitare. benissimo, perché praticamente come la pellicola gli trattiene il calore e l'umidità, no? Anzi, la cuffia è meglio pure, perché la pellicola, se cresce tanto, potrebbe toccare la superficie del... L'importante è che sia nuova. Certo, ce n'avrà una specifica per... Ragazzi. E allarghiamo un pochettino prima con le mani e poi utilizziamo un mattarello per formare più o meno un rettangolo. Oh, comunque pane angeli piace a tutti, ma Ma pane angeli, il lievito delle c'è una nostre ragazza nonne. addirittura che adesso all'estero in Belgio dice la cosa che mi manca più è il lievito pane Vero. È casa, angeli. È cioè è proprio proprio quelle... Chi di voi, poi mi faccio una un domanda, marchio chi di molto. voi non ha una zia, una nonna, una mamma che non ha il quaderno delle ricette e appiccicato già la ricetta della che sta dietro le bustine di lievito pane degli angeli? È una roba proprio famiglia. Benedetta, Quindi... il fiatone? Sei emozionata? Sì, un po' sì. Non mi passerà mai, è più forte di me. Il mastro panaio è fantastico, lo uso da anni. Quindi stendiamo per cercare di formare un rettangolo. L'hai detto il tempo di lievitazione? Ho detto fino al raddoppio del volume. Allora, l'impasto deve lievitare fino al raddoppio del volume, ci serviranno circa 2 ore. Ok, Ok? poi può essere un'ora e mezza, un po' di Sì, più. dipende un pochettino da tanti fattori, la temperatura che avete in casa, che ne so, il latte che avete utilizzato, quanto tempo l'avete impastata a mano. Qualcuno dice che questa ricetta è una creazione dolciaria delle benemerite Due sorelle, sorelle, di le due sorelle sorelle, simili, che sì, probabilmente hanno inventato hanno inventato questa proprio torta. questa ricetta e l'hanno fatta con i canditi, mi sembra. All'interno hanno messo si mette i canditi, la ricetta originale proprio, e intrecciata come se fosse una ghirlanda. Io l'ho messa dentro una teglia perché mi piaceva questo gioco un pochettino più di torta, piuttosto che... Però è quella ricetta lì. Ok, per chi ce lo chiede, ragazzi, stiamo facendo la torta Angelica, che è quella torta molto scenografica, dopo Benetta l'ha fatta rotonda e diventa una specie di grande, ma adesso vi facciamo vedere. Che è successo? Tutto bene? No, non parli. Ok, l'abbiamo stesa. Abbiamo formato un rettangolo e facciamolo più o meno di mezzo centimetro di spessore. Aspetta, lo facciamo vedere. Ok, quindi sottile ma non sottilissimo. Ok, cosa dobbiamo fare a questo punto? Allora, pensiamo alla farcitura. Quindi, farina la possiamo togliere. Prima cosa... Mi preparo tutto Allora, così. per Ripeto, la farcitura avevamo dato. vi Vogliamo fare un recap degli ingredienti arrivati a questo punto, così intanto tu prepari. ripeto. Vai, Ok. per chi è arrivato adesso, perché c'è molti che chiedono sia quello sia. Allora. Allora, stiamo facendo la torta angelica. Abbiamo fatto l'impasto e l'abbiamo fatto lievitare. L'impasto l'abbiamo preparato con 550 g di farina, metà 00, metà Manitoba, una bustina di lievito di birra mastrofornaio, 150 g di zucchero. Una vanillina, una bustina di vanillina, un uovo, 90 grammi di olio di semi di girasole e 200 ml di latte. Ok, questo è l'impasto lievitato e steso. Abbiamo formato sopra un foglio di carta forno un rettangolo, bello grande, dello spessore di circa mezzo centimetro. Vogliamo dare anche delle misure approssimative? Saranno tipo 40 per... No, Aspetta, approssimative. Mo aspetta. prendo No, il no, rigello. io sai che a me non mi piace No, no, l'approssimazione. vabbè, perché molti... Vabbè, Hanno rubato il rigello, c'è saranno il rigello tipo qua nel cassetto. 45 centimetri per 30, dai. Questo da sta qua, oppure là ce ne vuole un altro, perché questo è il mio. Allora, quant'è la sfoglia, eh? Allora, 40, 45 Te l'ho centimetri. detto. Mazza che occhio, per 35 Che te l'ho centimetri. detto? Mo te la tiro. 45-35 più o meno. Allora, più o meno, ragazzi, non succede niente, sei un pochettino, sei 40 per 40, se, cioè nel senso, no, Ecco, mamma, più o stiamo meno, proprio a ecco. fare un rettangolo, più o meno dovete fare. Ok. A questo punto passiamo alla farcitura, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ungere
col burro, imburrare col burro sciolto sopra tutta la superficie. No, burrare col burro sotto sopra non si dice. Dillo bene, dillo bene. Cosa dobbiamo fare adesso? A questo punto dobbiamo imburrare tutta la superficie utilizzando il burro sciolto. Questi sono 30 grammi di burro sciolto. Quindi con un pennellino, non mi fa sbagliare. Quindi con un pennellino spennelliamo tutto sopra il burro. Ok, qualcuno ha chiesto se il latte deve essere scremato. Il latte è quello che volete. Quello che volete. Se la volete fare senza lattosio, anche l'acqua potete utilizzare al posto. Ah no, però c'è il burro. Vabbè, la margarina sciolta. Vabbè, se qualcuno fa senza lattosio possiamo usare l'acqua al posto l'acqua del latte. L'acqua e la margarina, oppure il burro senza lattosio al posto del burro. A parte che adesso esiste anche il burro vegetale, insomma, sì, con prodotti senza lattosio. Allora, Daniela mi ha chiesto, è vero che quando i dolci sono in forno bisogna tenere le finestre chiuse per non far entrare l'aria? Ma... Sì. Cioè, se l'aria della finestra la roba in forno? No. Ma oddio, se ci sono proprio delle condizioni estreme. Comunque sì, lo sbalzo di temperatura può dare fastidio alla cottura, però se il forno è ben... Teoricamente il forno non dovrebbe avere possibilità di ingresso di aria dall'esterno. Mi sembra una cosa, ecco, proprio in condizioni particolari, oppure con un forno che magari è proprio vicino alla finestra, mi pare strano. Ok, ora una bella spolverata di zucchero bianco, di zucchero normale. Ok, questi erano i 30 grammi di zucchero. 30 grammi di zucchero, quindi... che abbiamo detto prima negli ingredienti. Mettiamo bene sopra. Okay. Questi praticamente servono perché intanto l'impasto non è particolarmente dolce e quindi servono secondo me. Ma praticamente, dopo vedrete come la faccio sta cosa, è come se fa delle piccole sfogliette all'interno. Ah, aiuta. Aiuta un pochettino la sfogliatura, quindi secondo me... Sì, siamo in studio, ormai ci hanno sgamato. Ci hanno sgamato tutto. Ci sta chiedendo se siamo in studio o siamo... Sai come me ne accorgete pure adesso, vi dico, che c'ho sto piano di lavoro che è più alto di quello che c'ho a casa. Quindi, quando impasto, faccio più fatica. E quindi se Marco mi fai una piccola pedana che mi alzi... È troppo alta la troppo cucina. Troppo alta la cucina rispetto a quella di casa. È che tu ti stai abbassando. Un po', sì, sicuramente mi sto invecchiando e quindi mi sto accorciando. Però a casa la situazione non persiste, quindi... Sì, metto anche il video corto, Maria, tranquilla, poi facciamo tutto. Comunque ci mettiamo un paio di giorni, poi lo mettiamo. Poi mettiamo le gocce di cioccolato, Pane Angeli, 125 grammi, quindi tutta la confezione. Le distribuiamo tutte quante sopra. Però come vi ho detto, allora non volete mettere le gocce di cioccolato, volete mettere i canditi? Mettete tranquillamente i canditi. Volete mettere l'uvetta, uvetta e canditi? Mettete uvetta, mettete in bagno magari con un pochettino di acqua e rum. Che... Le scorzette d'arancia candite. Scorzette d'arancia candite. Che ne so, volete fare con la marmellata d'arance? Si può fare pure, no? Che è anche natalizia. Gocce di cioccolato e marmellata d'arance. È un altro abbinamento molto... che si sposa bene, insomma. Ok, Manu ci chiede appunto se al posto del latte può usare l'acqua, sì, e al posto del burro l'olio, in teoria sì, sì. Anche. Sì. Sì. Oppure un burro vegetale, la margarina. Perché è buono anche l'utilizzo dei due l'olio e il burro, che hanno un po' di due sapori un po' diversi. Esatto, esiste anche il latte e il burro senza lattosio. È che molti anche intolleranti al lattosio comunque hanno fastidio anche con i prodotti senza lattosio, però sì. Allora, sì. Un'altra cosa, per chi invece non può mangiare le uova, tanti intolleranti alle uova ultimamente sì. Mi scrivono, potete tranquillamente non metterlo l'uovo, magari mettete un pochettino meno di farina, perché l'uovo comunque assorbe un pochettino di farina, oppure se volete potete sostituire l'uovo con mezzo vasetto di yogurt. In questa ricetta? In questa ricetta qui. Quindi niente uovo, mezzo vasetto di yogurt bianco? Oppure non lo mettete e diminuite un po' la quantità di farina. Ok, c'è una ragazza che dice che è intollerante al lattosio, da sempre replico le ricette con burro e latte delattosati, non c'è differenza, quindi no problem.
Guarda, una ragazza dice Maria Grazia, dice, bene, ho sentito la spiegazione che ha dato sul lievito, uso quello secco da tanto tempo, è vero, una certezza. Anche perché uno lo compra, lo tiene in dispensa e quando vi serve ce l'avete lì sempre pronto. Invece magari tante volte se avete quello fresco in frigorifero, dice, ah, faccio un dolce, vado a bere, cacchio. No, quello fresco comunque è un altro, che deve essere conservato bene, esatto. Cioè, si rischia un po'. E poi mettiamo anche le noci tritate, 80 grammi di noci tritate. E mettiamo tutte sopra così. Bene. L'angelica è un dolce che voi fate nelle Marche a Natale? Beh, non è un dolce marchigiano. Non è tipicamente un dolce marchigiano, però è un dolce di Natale, quindi mi sembrava carino condividerlo, anche perché è bello. Anche perché poi con questa forma a ghirlanda, se uno ci mette, lo decora con un bel fiocchetto rosso. Si chiamano ribes? Come si chiamano quelli? Quelli rossi, sì. Se no, anche semplicemente con un bel fiocchetto rosso. Anche. È anche carino da regolare. Polverate di zucchero a velo che fa l'effetto neve. Ribes. Mazza quando sei creativo. C'ho un marito veramente creativo. Ma io posso essere preso in giro sempre? Non è che devi essere preso, non sei preso in giro. Ma porca, io cerco di dare dei consigli, no? Ma certo. Se cambio con l'uvetta è sempre 125 grammi, sì. Io ne metterei abbondante, capito? Questa è buona perché dentro ci sta tanta sostanza. E quindi vedete qua. La marmellata invece, se uno mette marmellata, sempre su burro e zucchero? No. Allora, se mettete la marmellata non mettete né burro né zucchero, mettete semplicemente la marmellata, e, ecco, se mettete quella d'arancia poi particolarmente zuccherina, quindi non serve aggiungerla. Oppure tanti, l'abbiamo fatta anche con la ricotta, mi sono sbagliato. Sì, abbiamo fatto una treccia abbiamo fatto, sì. Però si può fare pure con la ricotta. Ah, qualcuno dice al posto dell'uovo anche mezza banana, sì, un altro sì. Modo. La banana un pochettino si sente però. Lo prende sapore. Però è buono, eh. Ora, compressiamo un pochettino. Compressiamo, si dice? Pressiamo, come si dice? Premiamo, spingiamo, no, affondiamo, no. Affondiamo, l'ho vinta, no, affondiamo. Ora schiacciamo? E ora schiacciamo leggermente le gocce di cioccolato e le noci nell'impasto. Così quando andiamo ad arrotolare... Non si muovono. Sì, Cristina, siamo in diretta. In questo momento sono le 19:33. Voi ci vedrete con qualche secondo di ritardo, però siamo in diretta. Chi va a cena, buon appetito, ciao. Che mangiate stasera per cena? Noi che ci mangiamo stasera per cena? Io non ho preparato niente, ma... pizzetta. Ok, siamo pronti ad arrotolare. Quindi, aiutandoci con la carta forno, iniziamo a girare la nostra sfoglia, il nostro impasto, lo giriamo per bene. Sempre pressando leggermente. Allora, per chi sta arrivando adesso, stiamo facendo la torta angelica, ragazzi. È normale che quando fate questi lavoretti usciranno fuori gocce di cioccolato, pezzetti di noce, ma è tutto assolutamente normale, non vi preoccupate. No, c'è una ragazza che dice che sarebbe da fare anche con le mele e la cannella. Lo stesso, la potete fare con la mele, con le mele e la cannella. Magari le mele... è un'ottima idea. Le mele, se vi posso dare un consiglio, secondo me... Le fate a pezzettini, le fate macerare un pochettino col succo di limone, la cannella e un po' di zucchero, le fate cuocere qualche minuto sul fuoco, che si ammorbidiscono, ok? E le mettete sopra all'impasto steso quando sono tiepidine, perché il fatto che sono calde aiuta la lievitazione, ok? Sì, sì. Ok, abbiamo fatto questo bel rotolo. Adesso, che cosa dobbiamo fare? Giriamo il foglio e con un coltello tagliamo a metà, nel senso della lunghezza. La incidi proprio? La taglio. Bisturi. No, le incide. Bisturi, coltello.
fino alla fine, proprio a metà dobbiamo tagliare. Ah, quindi proprio la apri tutto? Sì, sì, sì. Ok. E ora, con queste due metà, formiamo una treccia, quindi intrecciamo. Quindi giriamo leggermente l'impasto e glielo passiamo sopra. Ok. Attenzione, momenti delicati in diretta. È un pochettino, sì, ci vuole un po' di delicatezza, ma se vi si aprono, insomma, si viene, non vi preoccupate, perché dopo riaggiustate tutto e dopo soprattutto dobbiamo mettere tutto in teglia. Ok. Ok. Guardate come sta sudando, è concentrata. Allora, queste goccette di cioccolato che escono, non vi preoccupate perché dopo le rimettete dentro. Ok, okay. Poi le mangio io. Chiudete, no, tu non te mangi niente perché... Okay. Ok, abbiamo fatto un intreccio. Allora, a questo punto la torta angelica classica sarebbe semplicissima da fare perché dovete semplicemente unire queste due estremità, quindi formare una ciambella, una ghirlanda. E, bella, però a me in cottura che succede? Che un pochettino si allarga e quindi io ho pensato di metterla all'interno di uno stampo tondo e di creare questa forma un pochettino più aghirlanda. Un pochettino più a ghirlanda intrecciata. Quindi altro momento topico. Quindi prendiamo uno stampo unto e infarinato, questo è del diametro di 24 cm e mettiamo all'interno la nostra treccia, non è una treccia come si può chiamare, perché la treccia si fa con tre. Sì, il nostro intreccio. Ok. Perché mi metti in difficoltà queste domande? Quindi fai vedere, facciamolo vedere. Così però non posso tanto parlare perché è il momento che devo stare concentrato. Va bene, okay. Adesso un altro passaggio particolare. Non ce la fa. Allora, quindi. Ok. Aspettate, ce la posso fare. Quando non ci sono io che ti aiuto, non è facile. Okay. Quindi partendo dal centro, mettiamo tutto il nostro impasto all'interno. Bisogna essere solo un attimo decisi quando si fa il trasferimento. Però ti è venuto, dai. Eh sì, adesso e queste goccette di cioccolato, queste gocce di cioccolato che sono cascate nel trasferimento, le rimettiamo qui, ok? Dovevi schiacciare di più prima quando dicevi che dovevi pressare. Non sapevo come si diceva, se pressare, se schiacciare, se sigillare, se è, e quindi... Va bene, va bene. Tutto quello che insomma è uscito e rimasto qui lo risistemate tra le pieghe, ok? Grazie ragazzi, stanno facendo un sacco di complimenti a te. Se rispondi tu grazie per me o per te i complimenti? No, vabbè, a te, ti fanno i complimenti, ringrazio. Ok. Quindi, facciamo un pochettino. Si può fare anche crema pasticcera con questo cioccolato? Allora, la crema pasticcera, se la devi fare, falla bella soda, ok? Sì. Perché hai visto questa operazione di spostare, quella che succede, che se la crema pasticcera è tanto liquidina, l'umidità della crema passa... Vabbè, sto scherzando. Dai, mi veniva da ridere. Comunque se devi mettere la prima pasticcera, quindi la metti bella soda, ci vuole. Bella soda. Perché non si dice soda? No, la prima sì, bella soda. No, mi metti in difficoltà. Lo so che non perché sono particolare. Perché si chiama Angelica questa torta? Perché si chiama così? Lo sai tu? Allora, questo no, in realtà non lo l'ha so. L'ha fatta una che si chiama Angelica? No. Non lo so, le sorelle, so che quelle sono state due sorelle di prima. L'hanno chiamata torta Angelica. Dai, non si chiama torta angelica, perché si chiama torta angelica? Così, no? Okay. Come la no, torta... poi vabbè, l'abbiamo fatta con pane, come la torta con pane angeli, che mi sembra anche un abbinamento... Perché pane angeli, già angelica, ecco perché si chiama angelica, perché ci abbiamo messo il lievito pane angeli. Ok, adesso questa, prima di metterla in forno, la dobbiamo ancora fare lievitare, almeno una mezz'oretta. Quindi aspettiamo una mezz'oretta che la nostra torta angelica faccia la seconda lievitazione, scusate, mi sono impappinata. Ok, quindi seconda lievitazione circa mezz'ora, 30 minuti. Quindi facciamo lievitare ancora per 30 minuti, facciamo una seconda lievitazione. Guarda che parte la... Ah, ok. Si è trasformato. Ok.
Applausi ai nostri ragazzi che hanno creato i timelapse. Sì, bravi ragazzi. Grazie, ci hanno fatto tutti i timelapse, tutte le... È da stamattina che stanno lavorando per fare tutte quante, appunto. Dove lo trovate? Dove lo trovate un altro canale YouTube che vi dà tutto questo? I timelapse delle cotture, i timelapse delle lievitazioni. Beh, possiamo dire dove li troviamo noi ragazzi, dei tre ragazzi bravi come loro, Daniele, Michele e Lorenzo. Esatto. È passata mezz'ora, la nostra torta angelica ha fatto la seconda lievitazione, possiamo infornare e facciamo cuocere a 170 gradi col forno ventilato per circa 35 minuti, ok? Se avete il forno statico aumentate la temperatura di 10 gradi. Ok, ce la fai vedere, però l'abbiamo fatta vedere bene dopo lievitata com'è? Vedete che le gocce di cioccolato un po' rientrano, eccetera, perché poi con la lievitazione, che cresce un po' anche. Un pochettino cresce, sì. Fa una metà. Mm-hmm. Ma soprattutto cresce in cottura, adesso quando mettiamo in forno. Certo. Quindi adesso fai finta che la metti in forno. Aspetta. Dovevo fare la scena, facciamo finta che è in forno, dai. Aspetta, no, facciamo finta che è in forno. Ecco, in forno, metta. Questo adesso va in forno. Ce l'abbiamo già. Allora, adesso inforniamo e facciamo cuocere la nostra torta angelica a 170 gradi per 35 minuti circa. Ok, in forno, mando il timelapse, e poi non vado, la doglia. È andata, guardate che bella la cottura però, fantastica stavolta, Vogliamo rispondere un attimo a qualcuno prima di sfornare? Mentre cuoce, sì, lavora solo un secondo le mani, che ho le mani un pochettino sporche. Ragazzi, se avete delle domande, Benetta adesso non sta facendo niente, quindi vi rispondo. Invece delle gocce di cioccolato, l'uva frittalina, sì, l'abbiamo detto anche prima. Benetta, ti ammiro molto, soprattutto per tuo marito. Vedi. No, non è vero. Che ci vuole la pazienza mia. Sto scherzando, ho fatto un trucchetto. Poi, vediamo un attimo. Ragazzi, dai, qualche domanda scomoda per Benedetta? Ma non ci sono domande scomode, io ho detto non c'ho scheletri nell'armadio. Sono un po' tutta ingriccata. Grazie. In Emilia Romagna sta nevicando. Wow. Sì, avevo visto le previsioni che dicevano che sarebbe arrivata un'ondata di freddo polare. Quindi... Allora, per chi vuole usare il lievito di birra fresco, com'è? Allora, una bustina di lievito di birra mastrofornaio corrisponde a un cubetto di lievito di birra fresco, quindi un cubetto da 25 grammi, se volete utilizzare quello freddo, quello fresco. Lo sciogliete nel latte tiepido e poi, insomma, procedete con la... come ho fatto io. Ok, si può fare anche salata cambiando il ripieno? Allora, sì. Abbassate la quantità di zucchero dell'impasto, quindi nell'impasto messo proprio 150 grammi di zucchero ne mettete 30-40 grammi, perché un pochettino dolce, cioè un pan brioche un po' dolce, e potete fare un ripieno, che ne so, di... E ci mettete il sale però, non ci va il sale dopo? Ci mettete anche sì, su mezzo chilo di farina, un 15 grammi di sale. Ok, quindi poco zucchero, 15 grammi di sale, sì. E poi il ripieno, per esempio qua. E poi il ripieno io per dirti farei subito gorgonzola. Gorgonzola, ma ci potete mettere pure, che ne so, il salame piccante tagliato a cubetti con la provola, potete metterci, che ne so, la salsiccia rosolata in padella con un po' di funghi. Bella idea quella della angelica salata, vedi, potrebbe essere una ricetta carina. Ma quante idee mi date? Ti prego, puoi salutare Chiara, Giada e Francesca? Ciao. Siamo Chiara, con... Giada e Francesca. Ok, grazie. Poi dopo saluti da Filadelfia da parte di Lisa. Lisa, di ciao Filadelfia. Lisa. Ok, poi dopo vediamo chi dice qua. Qualcuno ciao, non mi ha suonato la campanella. Non gli è arrivata la notifica per la diretta. Non ti preoccupare Angela, perché tanto la puoi riguardare la diretta dopo. Intanto siamo quasi 3.000. Allora, per il forno a gas, forse intende per il allora, forno a gas, sì. Noi un po' di tempo fa, un po' di anni fa, avevamo pure noi il forno a gas. Certo. Allora, attorno ai 170 gradi pure, 165-170 gradi. Se avete un forno a gas che spinge tanto da sotto, che fate? Allora, nella parte bassa del forno ci mettete la placca del forno la mettete in basso, quella vi smorza un pochettino il calore proprio che viene dal basso, e la torta angelica la mettete all'incirca a metà nell'altezza del forno. Ok, qualcuno chiede per la farina integrale. Farina integrale, se io ho messo 550 grammi di farina bianca, diciamo, mettetene 520-530 grammi, ma forse anche 500 grammi, perché la farina integrale, essendo meno raffinata, ne serve un po' meno.
Ah, questa è una bella domanda. Si può fare nel fornetto Versilia? Allora, si può fare nel fornetto Versilia. Viene una torta alta così, altissima. Posso dirlo? Altissima. Come avete visto il pan brioche, non so se avete visto il video del pan brioche alla zucca. Cioè, il fornetto Versilia per i lievitati è veramente pazzesco. Quindi okay, se vi va potete provare. Potete sostituire le noci, le noci con le nocciole tritate? Potete, frutta secca quella che preferite. Io per Natale, per me Natale è noce, cioè nel senso, non so, oppure mandorle, e quindi... Ok, poi dopo vediamo qualche altra domanda, poi andiamo avanti. Posso farla con la farina senza glutine? Sì, allora, certo. Ci sono i preparati proprio per i lievitati senza glutine, e le persone che fanno le mie ricette mi hanno detto che utilizzano quelli, il risultato è più che buono, e la dose della farina è la stessa di quella che utilizzo io, quindi non dovete variare la ricetta, semplicemente utilizzate questo mix di farina per lievitati senza glutine. Ok, la misura della teglia qualcuno non lo allora, sa? Allora, misura della teglia, quella che ho utilizzato io era da 24 centimetri. Okay. Se ce l'avete da 22 centimetri va bene lo stesso, vi viene un po' più alta. Se ce l'avete da 26-28 centimetri va bene lo stesso, vi viene un po' più bassa. Quindi non cambia assolutamente niente ai fini della ricetta. Ok, qualcuno dice, Marco ti metti in difficoltà? No, dai. Oggi no. Cioè, io cerco di mediare. E va bene. Saluti a miei figli, saluta Noemi e Valentina che studiano all'alberghiero. Ciao Noemi e ciao Valentina, okay. Anche i nostri ragazzi hanno fatto l'istituto alberghiero. Benissimo. E niente, che... Sforniamo, io sento un profumino di torta angelica. Ma siete nella nuova cucina? Sì, siamo nella nuova cucina. Guarda, facciamo solamente, guarda, apri la finestra. Non posso aprire la finestra. Apri la finestra, vai vicino alla finestra. Non posso aprire la finestra perché la finestra è finta questa qua. Ecco qua, non si può aprire la finestra, quindi siamo nel nostro studio, dove la finestra non è vera. Cioè, adesso però possiamo farvi una domanda proprio al volo. Adesso, se siete arrivati qui... In questo video, vi eravate accorti che non è proprio la cucina di casa nostra? Allora ragazzi, vi dico un dettaglio che conosco solo io perché l'ho fatta io sta cucina. Cioè nel senso l'ho fatta fare io. Vedete i manici degli sportelli? Sono leggermente diversi, guardate il dettaglio. Da quelli che qualche a casa. Curiosità, il dettaglio. Poi dopo, che cosa c'è? Vabbè, è il piano che è più, questo è più alto di quello che ho a casa, perché a casa più o meno sta così. Il piano dei lavori di niente è un po' più alto. I fuochi sono non più non siamo riusciti a farla proprio perfetta, però guarda, facciamo una cosa, guarda, punto sta telecamera in alto, punto sta telecamera no, in alto, no, dai, non siamo è più finita la nostra. Magia, torniamo normali, vabbè, comunque abbiamo fatto delle qualche no, allora abbiamo preferito fare la diretta da qua per una questione molto molto pratica, banalmente fondamentale, la connessione. Perché qua finalmente abbiamo una connessione, insomma, vabbè, stabile. Non solo, abbiamo fatto proprio una scelta. Sì, però la diretta, quante volte è successo? Loro lo sanno quante dirette YouTube che abbiamo fatto, che a un certo punto casca la connessione. La nostra casa è proprio in aperta campagna, non abbiamo una connessione stabile, eccetera. Quindi invece qui siamo un po' più verso il paese, cioè ci è arrivata la fibra. Qui c'è la fibra, invece lì ci arriva, raccontiamo dove ci arriva il segnale della nostra connessione, arriva dal campanile del paese di fronte, esatto. Che ci spara questo, abbiamo un'antenna che riceve questo segnale, che se una mattina il parroco si sveglia, sta un po' così e stacca la corrente. Saluta nonna Ada di 97 anni. Ciao nonna Ada! Che figata, 97 anni. Allora, che vogliamo fare? Ok ragazzi, allora c'è, guarda, l'ultima, io ho perso durante il... Spero che va sotto il fornetto Versilia. Lo spargifiamma. Ah, una cosa, puoi dare i tempi per il fornetto Versilia? Allora, il fornetto Versilia dovete mettere sulla fiamma, dovete conoscere il vostro fornello, però se ce l'avete a casa sapete quale utilizzarlo, o il fornello piccolo o il fornello medio piccolo. Fate fare i primi 10 minuti con la fiamma al massimo, dopodiché abbassate e fate cuocere ancora per circa 35 minuti. Okay. Se volete far dorare bene la superficie sopra, ok, che dovete fare? Gli ultimi 5 minuti rialzate di nuovo la fiamma e praticamente vi si dora, vi si colora sopra. Bello il fornetto. Ok, guarda, facciamo una cosa, ritorniamo sulla cottura. Ah, vuoi fare la cottura? Così possiamo sfornare, vai. Ma sforniamo in diretta, tiro fuori. Vai, sforna. Ce l'ho, è qui, Ok. Vado con la guarda, sforno. Eccola qua. Ho
messo la magia della diretta. Guarda, noi facciamo talmente tante cose copertine che non sembra nemmeno la diretta, sembra sopra registrato. Beh, sono le 19:52. Per dimostrare che siamo in diretta. Ok, c'è un leggero eco di sottofondo, ragazzi, scusateci, è vero che l'acustica dobbiamo migliorarla, ma ci stiamo attrezzando anche per quello. Adesso entro l'anno nuovo ci mettono delle cose che assorbono un pochettino gli odori. Sì, gli odori. I rumori, gli eco. Ok, comunque guardate che bella. Dillo tu però. Ah, guardate che bella. Scusa, ho detto guardate che bella, stavo guardando in camera e ho detto cacchio, mio marito mi fa un complimento, domani piove, no. Visto che su in Emilia Romagna nevica, perché? Ma guardate che bella pacciarotta mia moglie. No, perché dico, io stavo lì, proprio guardavo lì in camera, dico guardate che bella, dicevo mazza, mio marito mi fa un complimento, era questo, sì guardate che bella, okay, dai. Guardate che bella. È veramente bella, e soprattutto questa è buona. Questa non si può portare a casa, questa adesso la regaliamo immediatamente, perché questa come arriva a casa, vabbè, facciamo cena, poi dopo cena mi fai la tisana, è un pezzettino, poi dopo prima andare a letto un altro pezzettino, poi domani mattina a colazione un altro pezzettino, cioè fatela perché è buonissima. Ok, adesso la togliamo dallo stampo, io vi consiglio di appoggiare un piatto, un vassoio sopra, rovesciare, ok? Vedete come si è cotta bene anche sotto? Non so se riesce a vedere. Poi appoggiate un altro piattino sopra. Girate. E girate. Bella. Pare una sciocchezza, però questa cosa di girare le torte con i piatti o con i vassoi non è scontata. Perché tante volte le persone mi scrivono che sono in difficoltà e non sanno come tirar fuori le torte dagli stampi. Invece, ad esempio, se avete una sbriciolata, una crostata, quando è fredda, fate così, non c'è il rischio che la rompete. Quindi magari prendete un piatto della misura della torta. Ho detto, non è un consiglio. Ora ti assaggia? Assaggi no, ora facciamo l'ultimo tocco, diamo un ultimo tocco. Sì. Ok, una spolverata di zucchero al velo. Di? Pane Angeli. Ma proprio poca. Capito? Giusto per dare un tocco anche un po' natalizio. Bella. Ho messo ugualito? Sì, l'hai messo bene. Praticamente questa qui è, sembra una ghirlanda, facciamo un po' una bella inquadratura da sopra, dall'alto, guarda che bella, proprio alta, eccola qua, aspetta un attimo che, eccola, guarda che bella, sembra proprio una ghirlanda per Natale, e stavo dicendo prima, se uno ci mette sopra tipo i ribes, certo, puoi fare delle decorazioni aggiuntive, un po' di agrifogli, questo anche come quasi un centro tavola. Per il giorno delle feste, ma come l'idea ho detto, di fare la salata pure non è malvagia, sì, ma avete fatto pensare, io quasi in settimana mi metterei al lavoro, torno e cipolle, torno e carciofini, okay. Ma Dante, ma se può fare in mille salame, non so perché mi è venuto il salame e formaggio, bravi ragazzi, vedi che le dirette ci guadagniamo di più idee noi che voi, perché ci allora l'abbiamo fatta, come avete visto è semplice da preparare, sì, un attimo il momento in cui bisogna intrecciare, mettere uno stampo, ma non succede niente perché poi dopo si riaggiusta in un secondo momento. E una volta che l'avete fatta, se la volete mantenere soffice, quando è ancora un pochettino tiepidina, la mettete in un sacchetto per alimenti, la chiudete e praticamente nel raffreddamento l'umidità che si crea la renderà ancora più soffice. E fondamentalmente una torta però croccantina fuori, perché quello zucchero che abbiamo messo quando abbiamo intrecciato, è venuto anche in superficie, quindi ha formato sopra una crosticina croccante, che diventa ancora più croccante grazie alle gocce di cioccolato e ai pezzetti di noci. Quindi c'è questo, chiamiamolo guscio, croccante esterno, e all'interno invece è molto soffice e saporita, sempre grazie allo zucchero, alle gocce di cioccolato e alle noci.
Come avevo detto, potete mettere all'interno, si possono mettere tutti insomma, i ripieni che più preferite. Io ho fatto gocce di cioccolato e noce, però si possono mettere i canditi, l'uvetta, uvetta e canditi, uvetta, gocce di cioccolato e canditi. Cioè potete fare pure una roba bella ricca. Potete utilizzare una marmellata, in questo caso secondo me con le gocce di cioccolato è perfetta una marmellata di arance. E con la ricotta, le gocce di cioccolato, insomma vi potete sbizzarrire come più preferite. Ok? Se, come vi ho detto, se volete farla senza lattosio, utilizzate per l'impasto o un latte senza lattosio o l'acqua e sostituite il burro o con un burro senza lattosio oppure con una margarina. Cose da aggiungere? Qualcuno chiede veramente questa ricetta salata. Mannaggia, guarda, domani non so se ci riesco. Però poi domani non so se riesco. Saluta Lorenzo di 5 anni. Ciao Lorenzo. Ogni tanto qualche saluto lo facciamo. E, cos'altro dire? Ci avete qualche altra domanda? Ci avete altre domande? Vediamo. Tutti a fare i complimenti, sembra buona. È buona, ragazzi. Sì, dopo. Mi dispiace perché... tagliarla, ma... facciamo dopo anche il assaggio. Vabbè, innanzitutto ringraziamo Pane Angeli per questa diretta che abbiamo fatto appunto in collaborazione con loro, anzi con Pane Angeli. Abbiamo un progetto bellissimo insieme che scoprirete a giorni, non vi posso dire niente. Morditi la lingua in sepoli, però ma è una roba pazzesca. Figata pazzesca, quindi insomma non vedo l'ora di potervi far vedere qualcosa di bello e di nuovo appunto che abbiamo realizzato insieme ai ragazzi di Pane Angeli. E assaggio? Allora, sì, ha una cosa, mi chiedono per la friggitrice ad aria, se uno la facesse più piccolina si può fare anche in friggitrice ad aria questa? Allora, in realtà non ho provato. Ok, però lievitati hai provato qualche volta a fare? Sì, dovete molto abbassare la temperatura di cottura, quindi cuocerli attorno ai 140 gradi. Ok. Ah, 140? Sì, vedete. Per, secondo me, una ventina di minuti. Ok. Anche perché sarà più piccola, sarà in friggitrice. Sì. Vabbè, però era se qualcuno... Vabbè, comunque se la volete fare, io vi consiglio. Forno per il momento e fornetto versiglia. Ok, pentola l'ultima fornetto. Domanda, se si può congelare per poi scongelare. Allora, la potete tranquillamente cuocere, congelare, poi se vi serve, ne so, la mattina la tirate fuori la sera prima, la lasciate scongelare a temperatura ambiente e poi già è perfetta così, però la potete ripassare 5 minuti in forno. Scaldare. La riscaldate e ritorna come appena fatta. Vai con l'assaggio, dai, tagliamola che la gente sta fremendo per il taglio e un po' anche io. Vediamo il taglio. Sentite che fuori c'è sta crosticina. Ok. Ok, tutte queste cosine. Senti come scrocchiola. Scusa. Io ho fatto una bella fetta perché dopo casomai mi dai una mano pure tu. Ho tagliato male. Non fa niente. Si vede com'è? Scusate, non... soffice? È soffice, sì. Bella. Ma io l'avrei, un pochettino ancora, io l'avrei fatta ancora più grossa la fetta, onestamente. Vabbè, andando comincio io. Dopo. No. Non mi piace parlare con la bocca piena. Però, vi posso dire, è veramente buonissima. Perché il cioccolato, le noci che scrocchiano, l'impasto soffice, l'esterno un po' croccantino, insomma... Marco dice sempre, non è che la devi vendere, lo so, però è buona. Ok, è buonissima comunque. E una cosa, qualcuno vuole... c'è la bilancia nello studio, abbiamo la bilancia da far vedere, qualcuno non la conosce, così almeno facciamo anche un placement della bilancia. Ah, c'è manca il bilancino. Ah, ce l'hai qui? C'è solamente manca un pezzo. State là, ciao. Facciamo un'altra bella fetta che si vede proprio... Vabbè. Ma mi sta sporcando tutte le una fetta seria, una fetta fatta bene. E qualcuno ha detto fai una fetta pure per Marco. Eccola, questa sì che è una fetta seria. Bene.
perché è croccante con quello zucchero dentro. Zucchero sopra, sopra è croccantina e dentro è soffice. Bella. E poi qua le gocce, guarda come sono distribuite bene, bellissimo. Meglio del panettone. Sì. Oddio, non lo so, però... Cioè, no, no, una roba che... una bella guerra. Fa la sua parte, sì. Fa la sua parte. Che idea, una bella lotta col panettone. Sì, sì. Ok. Mettetemela da parte, la fettina che me la mangio dopo. Io la faccio anche con il papavero. Ah, forse dicevo con i semi con, di papavero. Ah, salata, certo. Uno potrebbe mettere sopra i semi di papavero. La bilancina vogliamo far vedere? Sì, facciamo vedere, qualcuno mi chiedeva com'era fatta. È carina? Molto orgogliosa. Perché com'è fatta? Si apre? Allora, perché è così. Quindi si guadagna spazio. Uh-huh. Mi saltasti in giù? Vai. Poi vabbè, perché succede spesso che quando mettete, non so se vi è capitato mai, però dovete misurare qualcosa, quindi avete il bilancino che c'ha, vedete il display qua, ci mettete sopra un piatto, una ciotola, non si legge più il display. Ah, invece, invece è così. Il display sta di qua. Capito? Il display sta di qua. Hai capito che ha studiato Benedetta? Ma non è solo questa. Quante caratteristiche? Tante caratteristiche. Questa richiudete, quindi è già così. Ma questo pentolino, che fa parte della bilancia, se ci fate caso, è in acciaio e c'ha questo manichetto in silicone. Come l'ho pensato? Allora, spesso ci capita che dobbiamo sciogliere del cioccolato a bagnomaria o scaldare qualcosa a bagnomaria. Quindi che facciamo? Lo pesiamo. Prendiamo il pendolino, mettiamo a bagnomaria e utilizziamo direttamente questo qua. Oltretutto è anche graduato dentro, quindi potete anche misurare i liquidi in ml. È graduato comunque. Non so se si riesce. Ecco, sì, sì, si vede. Vabbè, comunque... Una volta che avete utilizzato, mettete in dispensa. Mamma mia, un genio. Tutta testa. Comunque in collaborazione con Pane Agile, gioco fatto sì, in casa. Sì, no, assolutamente. Ritorniamo seri. Ok, non riesco a ordinare la vostra friggitrice rosa. Possibile che siano esaurite perché erano edizioni limitata. Comunque telefona, come si dice, all'assistenza clienti. Ma torniamo alla nostra torta. Il tempo di lievitazione erano circa allora, 2 ore, giusto? Un paio d'ore, la prima lievitazione e mezz'ora la seconda lievitazione. Ok. Qualcosa di simile senza glutine, basta farla con la farina, il mix preparato per lievitati senza glutine. Ci sono dei mix. Eh sì, vicino al panettone ci starebbe proprio bene, qualcuno dice. Va bene, niente, che vogliamo fare? Ci salutiamo oppure continuiamo a stare qui con i nostri followers? Non lo so, vedi se ci sono domande, se ci sono cose. Ah, ok, per la pendrovesia vi abbiamo già detto di sì. Vuoi prendere la ragazza dice, infatti è geniale perché io ho il problema che non riesco a leggere il display. No, è una roba che io sempre, quando vedete anche, cacchio, ma devi scansare, poi quando spesso c'è una ciotola piena, scansi, ti si rovescia il riso, mannaggia. Invece è così. No, i prodotti della linea fatti in casa Benedetta sono studiati da teste pensanti, da grandi designer, e un po' anche da Benedetta. No. Allora, è passata un'ora, siamo 20:05, a dimostrazione che siamo in diretta. Sì, chi ha capito qualcosa? Ok. Poi qualcuno vuole chiedere il menù di Natale. Vediamo ragazzi, se c'ho tempo ci provo. Io faccio così, voi come fate? Qualcuno dice, no, non okay. Ok ragazzi, vogliamo salutare? Che, quanto costa la bilancia? 19? Sì, no, 13,90. Non mi ricordo. Lo trovate su tutti i negozi di Casanova, sul nostro shop online, non mi ricordo quanto costa. Ok. Va bene, e niente, la cottura abbiamo detto tutto. Guarda, facciamo un ultimo recap, facciamo un attimino gli ingredienti, proprio che vi lo potete screenshottare, qui sulla sinistra, e poi facciamo i saluti. Allora, questi sono gli ingredienti, senza che li ripetiamo. Il tempo di cottura qual era? Allora, il tempo di cottura a 170 gradi, col forno 20.